Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Eccoci qua per questa terza parte, puntata pazzesca oggi, eh? Adesso siamo in compagnia di Daniele. Eccolo, eccolo, sempre presente, sempre presente. Sempre presente, sempre presente. Cosa c'hai oggi? Non fai altro che cantare. Cantare, oggi è una giornata un po' particolare, eh? A chi la dedichiamo innanzitutto? La dedichiamo... Lo posso dire io? Dillo te. Ad Antonio! Grande, grande, grande. Perché domenica Antonio... Diventa maggiorenne. Diventa maggiorenne. Sì. 100 anni! 100 anni, 100 anni. 100 anni. Grande, lui che grande, grande persona della mia famiglia, il nonno della mia ex moglie, ma personaggio che a me mi è rimasto nel cuore, insomma, sono quelle persone che ti rimangono presso tutta la vita. Insomma, ci sta seguendo in questo momento e noi lo salutiamo. Gli farò il dolce, eh? Gli faccio il dolce. Ma non avevo dubbi. Al minimo, magari anche al minimo, un pranzo, una cena, che dici, no? Un abbraccio davvero a una persona speciale. Questo è il motivo. Il secondo motivo? Il secondo motivo, stasera esco con una bellissima donna e anche con mia figlia. Esco con mia figlia, dai. Esco con mia figlia e mio figlio. Andiamo a mangiare con i tuoi bambini. I miei bambini, esco con i miei bambini. Che non sono più bambini. Eh no, però per un genitore sono sempre bambini. Allora Daniele, ma la diamo o non la diamo questa ricetta? Diamo questa ricetta particolare, dai, dai. Intanto cosa ci cucinerai? Allora, stasera facciamo questa sfoglia di patate, polpo e verdure grigliate. È frutto della passione, una cosa un pochino particolare, proprio per dare un tocco a questa serata un po' diversa. Quindi, io ho fatto, diciamo, una cosa per quattro persone, quindi ho messo 300 g di patate, rosmarino, 500 g di polpo, olio evo, due carciofi, 200 g di zucca gialla, un frutto della passione che io ho già naturalmente frullato e passato, okay, per avvantaggiarsi, e un po' di fecola di patate che ci serve per tenere, diciamo, la sfoglia, per tenerla più insieme se non tende ad aprirsi. Quindi è una cosa anche che possono che lo può mangiare. Lo proponi spesso questo piatto? Lo proponiamo abbastanza spesso, sì, perché è una cosina un pochino diversa. Il polpo viene grigliato, insomma. Io allora, devo cominciare. Allora. Sta passando il tempo, allora, velocemente. Iniziamo da cosa? Il polpo è già stato lessato. Ah, no, già lessato. Esatto, l'abbiamo lessato perché polpo crudo è un po' durino, eh? Poi io, sì. Quindi, e direi anche non tanto buonino. Non tanto buonino. Crudino e non buonino. Andiamo a grigliarlo. Ok. Poi, secondo passaggio. Allora. Sul pezzo, Daniele, sul pezzo. Ti vedo attiva, eh? Ma che puntata non è stata oggi? Ma quanto ci siamo divertiti? Quanto oggi abbiamo sì, è stata una puntata particolare. Ho rischiato anche di disparire, di scompa invece, niente. Sono allora, sempre qua. Andiamo a... passare la patata con questo grattino anni 70, che nelle cucine c'è quello qui. Come c'è quello? E invece questo com'è? No, questo è questo è da poco. Per noi poveri. Esagerà. Perché poi dobbiamo dire da Antonio che poi è sposato, credo, da penso 70 anni anche con Santina, che è sua moglie, quindi Antonio e Santina. Fantastici, fantastici, fantastici. E lei ha quanti anni? Lei ha qualcosa meno, ma insomma, non è, credo sia maggiorenne, sì, anche maggiorenne, lei, credo. Sì. Qualche anno meno, sicuramente. Allora. Poi ci farai vedere qualche foto, certo, domenica. Certo, sì. Senti, ma il Natale e il Capodanno come sono andati? Natale e Capodanno sono andati molto... Siamo stati due puntate a dire anche il menù di Capodanno. Allora, sono andati molto bene. A livello di negozio ha lavorato tantissimo. Abbiamo riscontrato un ottimo, come dicono quelli bravi, feedback. E siamo andati molto bene. È stata una bella situazione. Il catering, purtroppo, come sappiamo, è un momento storico, è tutto fermo e quindi niente, però il negozio ha risposto veramente alla grande. E speriamo di ripartire il prima possibile. Speriamo, siamo qui a
a sperare, ora con tutti certo, questi vaccinati. Qua Tadà parliamo solo di cose belle. Certamente. Così, sentimentalmente parlando, scusa, anche positive. Però positive, no, positivo non si può dire. No, però ho detto. Ah, perché positivo. Sentimentalmente parlando. Perché quando uno sta notivato dicevano salute, ora non si può più, ora dice fatti il tampone. Allora, andiamo avanti. Ho messo l'olio a scaldare. Messo l'olio a scaldare, attento, ho eh? Fatto. Ho non fatto. Si tocca l'olio bollente, no. Ne fa qualcosa. Sì. Ci ho quasi perso un dito. Sì, sì, ma in cucina ogni tanto succede. La voglia. Allora. Ma è stato cucinato anche ieri il polpo, vi siete messi d'accordo? No, davvero? Davvero? No, non lo so, mi dispiace, se no non l'avrei fatto. Mangiare tutte le sere il polpo. Sì, alla fine si diventa in tavolini, eh? Tu sei un octopus, te. Oh, no. Senti, Ivana ha cantato una canzone meravigliosa. È sempre bravissima. Meraviglia. Cioè, ma stasera ha preso anche un numero di telefono oggi. Cosa sì, vuole di più? Sei fidanzata? Ma chi lo sa? Le ho detto, fantastico. Voglio restare ora aggiornata su tutto. Ah, te si fai la madrina, insomma. Il catering lo facciamo noi, siamo a posto. Allora. Vero? Non gli manca niente, Ivana. Allora. A che punto siamo, Daniele? Ah, ti voglio chiamare Ansia di soprannome. Dio, ragazzi. Allora, mi metti Ansia. 12 minuti. Sì, in 12 minuti e 15 secondi. 12 minuti si va a Firenze, ragazzi. Allora. Se no fai tornare Mattia e manda il tempo indietro di 8 minuti. Ah, ho capito. Allora, facciamo praticamente. Cosa stai facendo? Una cialda di patate. Una cialda di patate. Esatto, una cialda di patate. No. Daniele! Che classe. Cosa ci racconti di questo Natale e Capodanno? Questo Natale, che ti devo raccontare? Allora, cioè, raccontami, sarà questa festa di compleanno? Parliamo di questa cosa. Festa di compleanno, bella. Credo molto bella, insomma. 100 anni. 100 anni non è da tutti, insomma. So quando si dice a tutti i compleanni. Poi un uomo è. Ad altri 100 di questi. Un uomo ha avuto una vita complicata, insomma, è stato anche prigioniero in guerra, ecco, insomma, sì. Quindi. Chapeau, ecco, una persona certo. Chapeau. Quindi veramente una persona con massimo rispetto. Andrò a trovarlo ora. Quindi, questa allora, domenica facciamo. Che numero sarà? Questa domenica è il 16, se non erro, 16, no? 16 gennaio. 16 gennaio, esatto. Lui, 16 gennaio 1922. 16 Capricorno. Penso di sì, Capricorno. Sì. Capricorno. Sì. Io ho il segno peggio, perché tutti dicono. Vergine, ascendente vergine. C'ho il peggio, non è che hai il segno. No, proprio. È che c'hai anche l'ascendente, sì, uguale, certo, sì, è sì. Quello. Sì, vedo proprio la gente, quando glielo dico non commenta nemmeno, cioè va oltre. Cioè, mi vorrebbe offendere, ma per educazione no. Non lo fa. Ora, ecco. Non esageriamo. Allora. Sei un po' particolare, eh. Certo, ma sono quelli normali. Un si voglia, detto così alla Fiorenza. Sì, cioè anche i troppo normali sono un po' pallosini, Allora. Ascoltate, allora io vi aspetto in negozio mentre cuoce. A stesso Fiorentino, precisamente. Colonnata. Vi aspettiamo perché dovete venire, perché abbiamo messo un sacco di cose nuove. Mi avevi promesso una cosa nella puntata di Natale. Dimmi, perché che sono ti anziano. Saresti informato del perché la piazza si chiama, mi sembra, Piazza dell'Amore. No. Piazza no, del Baccalà. Del Baccalà, però c'era cosa sull'amore. No, allora c'è il Ponte all'Amore. Ah, Ponte all'Amore. E dove ho la sede io dell'ufficio, si chiama Ponte al Buco, che non è proprio bellissimo come cosa. Però Ponte al Buco. E invece Ponte all'Amore. Ponte all'Amore è perché davanti. Si chiama Ponte all'Amore? Si chiama non Ponte si all'Amore sa. Perché si davano diciamo appuntamento tutti i ragazzi. Formato. Mi sono formato, sì. Sei preparato? Sono preparato, esatto. Allora. Si danno appuntamento tutti i ragazzi? No, si davano ormai si i ragazzi, davano. Insomma. Sì. Ora insomma, in questo periodo. Lasciamo perdere. Allora, step successivo, allora, io comunque ne ho già fatta una di queste, in modo di che siamo attenti, non ci avvantaggiamo. Perché quello che vogliamo fare è creargli la giusta crosticina. Esatto, vero? Esatto. Per trasferirgli esatto. Quella croccantezza che ci piace. Poi perché facciamo. A noi i cibi croccanti ci piacciono. Esatto, brava. Allora. Visto sta imparando un sacco di cosine. Sei da sposare, vero? Eccoci. Se trovi un emiro bello, ricco, simpatico, capito? E prendilo su. Ma anche oggi il numero di telefono cioè, non voglio dire, cioè, non a me. No. Boh, vabbè. Allora, olio
è frutto della passione. Olio è frutto della passione. Esatto. È facciamo questa salsina. Frutto dell'amor. Eccoci qua. Continua. Non me lo ricordavo. È l'unico frutto dell'amore. Allora. È la banana, è la banana. Sì, sì, sì. Ma la presa anche te un numero. Scusate, ma il venerdì. La presa anche te un numero di telefono stasera, di verità. La presa anche te un numero. No. Di telefono. No. Pensa. Faccio allora, anche senza. Faccio. Allora, prendiamo questa un po' più avanti, se no ci, non abbiamo il tempo. 8 minuti e 10 secondi. La scaldiamo un attimo, vedi come viene? Deve venire così. Io dopo, al momento della io vi ho fatto vedere come fare per impostarla. Poi viene messo una spolverata. Quindi di leggermente bruciacchiata. Leggermente bruciacchiata, ora la stiamo scaldando. E poi ci mettiamo un po' di fecola di patate, che la fecola di patate tende a far rifare questa frusticina e a tenerla un po' insieme. Quindi ora noi la scaldiamo leggermente. E poi che fai? La rigiri? No, la rigiriamo, la mettiamo qua, la tagliamo e facciamo questa cosa con il polpo. Se ti piace il polpo, la mangiai anche ieri? Sì. Capisci? Infatti, che aveva fatto ieri il collega? O la collega? Paolo e Simone. Ah, no, non ho la. Lo sai cosa hanno cucinato? Il polpo? Non capisco. No, c'era il polpo, ma hanno cucinato, hanno creato la bizza. La bizza. Che cos'è la bizza? Non so, io la faccio da piccino, come dice sei bizzoso. Però non la lo bizza è una rivisitazione della pizza. Ah, bellino. Venuta bellina? Molto, molto buona. Certo. E secondo me faresti bene anche a provare a farla. Proviamo, sempre. Più stiamo con i colleghi più impariamo, eh. Io non sono uno di quelli che. Sai cosa devi fare? La ricetta la ritrovi su Play38, certo, sui nostri account ufficiali, anche Instagram, Facebook, foto e ricetta, no? Sì. E poi se no vai a riguardare la puntata. Certo, no, no, io la replica, se no la vai a ricercare. Allora io stamattina avevo un attimino da fare perché con il negozio insomma abbiamo un attimino da fare. Ma questo Natale è stato fantastico. Abbiamo fatto, più che per Natale abbiamo fatto questi pranzi, ma per l'ultimo dell'anno abbiamo fatto questa cena che è andata molto molto bene. E abbiamo preparato queste bag dall'antipasto al dolce. Ah, ecco perché. E abbiamo fatto un grosso lavoro. Un grosso lavoro, sì. Finita. E quindi ho avuto anche. Me lo ricordo perché per Natale eri qui con noi. Esatto, grande soddisfazione da parte di. Sei arrivato all'ultimo secondo, certo, di fretta, di corsa. Ho capito, certo, perché. Era per quello. Vero? Insomma, i momenti. Per noi le feste sono abbastanza impegnative, non è che. Sai, d'altra parte è il nostro lavoro, noi lavoriamo ma dove quando gli altri si divertono. Ma c'è fuori. C'è. Ma sei ansioso, veramente, sei ansioso. Di che segno sei? Io? Del più bello. È logico. Più bello. Che domande. Che domande. Faccio dei discorsi. Qual è il più bello? È il tuo. È il tuo. Qual sì, è? Non lo so. Allora, se ti dico 16 maggio. Bilancia? No. Bilancia. Bilancia. No, la bilancia ce l'ho in negozio. Riprova, ci sarai più fortunato. Non me ne gemelli. No, gemelli no. Bruttissimi. C'avevo un fidanzato gemelli che sono visto che sei arrivato un po'. No, no, ma non sono gemelli. Toro. Visto? Aspetta, ora viene il bello. Ora viene il bello. No, mi chiede l'ascendente che non lo so. Ascendente? Toro. No. Vergine. No. No, vergine no. Vergine mi rifiuto anch'io, bruttissimo. Lo dico io? Dillo. Tauro, ascendente, scorpione. Porca mattina. Scorpione è un segno tosto, eh? Tosto anche il toro, di più. Andiamo, va, andiamo avanti. Andiamo, disse lo gnomo alla gnoma. Allora. 4 minuti e 40 secondi. Dai, ma ci siamo, dai. Speriamo. Ansia, ti voglio chiamare Ansia. No. Come secondo o primo nome? Sei fantastica. Meno male. Ha detto che sono fantastica. Bello, dirà tutto. Ma l'hai distrutta! Ma no, ma stai ferma! Ma quello qua lo devo assaggiare io, vero? Lo devo assaggiare io. L'hai distrutta! Ma che ho distrutto? Tutti gli altri. Stai tranquillo. Fanno vedere solo i passaggi, ma hanno sempre tutto pronto. Gli altri chef, i tuoi colleghi. Bravi, io non sono. Te invece fai sempre tutto sul momento. Io sono un ragazzo. E poi mi chiedi perché ho l'ansia. Perché, scusami tanto, ma anche se tutte quello le. Quello che si fa si butta via? Non si butta via nulla, anche tutte le cose sempre, capito? Sempre uguali, no? Allora, poi anche nel tuo caso ovviamente sarà scattata la foto, eh?
sarà scattata la foto che finirà dove? Te l'ho appena detto. Su Play e su 38. No, su Play 38. Play 38. Vedi, non mi fai ingarbugliare, sono anziano, ovvio. Quanti anni hai, dai? Io... Scherzo, tecnicamente, cioè all'anagrafe, all'anagrafe o quante ne ho, quante me ne sento? Perché sentire pochi, però. Vero, e poi quello che è importante conta. Eh? Questo cos'è la verdura? Carciofo. Carciofo con? Carciofo saltato in padella. Allora. Ah, più strati, ovviamente. Oh, uno strato, è un, ma... Una sfoglia, giusto? Cos'è? È una sfoglia. Ok, quindi pronti per il secondo strato. Quanti strati sono? Saranno? No, gli strati sono così, è che poi dopo lo metti accanto il prodotto per essere mangiato. Ma che fai poi? Gli presenterai questo piatto per il compleanno ad Antonio? No, Antonio no. Antonio c'ha altre cose. 2 minuti e 40 secondi. Comunque... Dimmi. È un bel piatto abbastanza colorato. Bene, mia, della pal color. Poi c'è anche un po' di arancia. Oh, il frutto della passione. Frutto della Fermi passione. Tutti. Ma che bel piatto! Sicuramente c'è tantissimo profumo, lo sento. Aspetta un attimo. Allora, io sono pronta a scattare la foto. Che sicura? Potranno ritrovare sui nostri account ufficiali Instagram e Facebook di Rete TV 38 e ritroveranno anche la ricetta. Aspetta un attimo. Sono pronta, posso? Sei prontissima? Aspetta, adopriamo due cosine che avevamo messo di qua, dai. La facciamo ancora più bene. Fermi tutti, la facciamo un pochino più carina. Guarda lì. Ecco qua. Spazio alla creatività, vero? Allora, cosa ci presenterai la prossima settimana? Non lo so, cosa vuoi? Dai, mi chiami, ci danni, voglio... No, perché tanto... Pasta al burro. Non lo fai. No, la pasta al burro l'ho mangiata oggi. Dipende con che burro, Mone, eh? Dipende con che burro. Perché non ci presenti un dolce una volta? Ma perché io, cioè, a livello di dolce, ti dico che non sono... C'è di parecchio di meglio. Ma che stai facendo? Ti stavo dando questo. Ah, vero, per l'assaggio. Vedi, vedi. Mancano 50 secondi, Daniele. Oh, 50, cioè, vedi, vedi tutta la tua ansia. 50 secondi. No, stasera sono stato perfetto, no? Tom, dai. Beh. No, è buona. Bellina, questa scialda di patate è molto, molto buona. Questo poi è un piatto molto particolare. Questo è un piatto unico, eh? Questo è un piatto unico. Daniele, finisce qua il tempo. Grazie a Grazie voi. Grazie per essere stato con noi anche oggi. Benissimo e buona Dove serata. Dove li aspetti tutti a Colonnata? Colonnata, Piazza Rapisardi 10, Le Bontà di Giulia, vi attendo. Benissimo, e a voi vi do appuntamento domani, sì, domani, lunedì alle 17.15, puntuali come sempre. E adesso spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana. Buon fine settimana a tutti. Io venivo anche domani. Sì.